innovare guardando avanti ed anche un po' indietro. Di questo abbiamo parlato domenica 17 gennaio a Più Occhi nella puntata condotta da Raffaella Perini con gli ospiti Andrea Bonaldo, presidente della cooperativa sociale Terra Viva, e Marco Ruffino, biologo marino. Innovazione è un termine molto usato negli ultimi tempi, anzi forse un po' abusato. In un momento di crisi ormai la ricetta sembra univoca: innovazione. Ma in realtà che cosa significa veramente? Innovazione implica un cambiamento radicale, una trasformazione totalmente profonda da generare uno svecchiamento efficace. In questa puntata si è posta l'attenzione soprattutto nella capacità di innovazione in due settori di produzioni tradizionali per il nostro territorio, l'agricoltura e la pesca, o meglio, l'itticoltura. Marco, quanto pesa la tradizione per andare avanti? La tradizione è la nostra radice del mondo della pesca e non va assolutamente dimenticata, e anzi dovrebbe collaborare, o comunque dovrebbe essere l'elemento per determinare l'innovazione. L'innovazione ha bisogno della tradizione, lo studio teorico necessita delle competenze pratiche e il passato e il futuro non possono che procedere in un legame molto stretto. Voi siete stati innovatori nel vostro processo produttivo, ma anche innovatori nel modo di organizzare la vostra azienda. Una sfida molto importante la vostra, ma anche molto appagante, non è vero? Sì, noi abbiamo cambiato dal punto di vista del contenitore l'azienda vera e propria, con l'azionista di riferimento, con un'impresa sociale che distribuisca il proprio profitto con tutti i portatori di interesse, lavoratori, comunità e utenti. Dobbiamo investire sulle persone, sulle competenze e sulle idee. Il problema è che fare impresa in Italia è un'impresa. E così si perdono ottime occasioni, e soprattutto se una vecchia generazione non riuscirà efficacemente a trasmettere le competenze acquisite in tanti anni di esperienza, tanto sarà perduto. E per sempre.